La nuova flotta dei treni blu, sono dei treni ibridi bimodali, significa diesel o elettrici. L'alimentazione serve per poter consentire a questi treni di viaggiare e di percorrere tutte le nostre tratte, dalla Catania a Palermo, dalla Palermo-Messina alle tratte secondarie non elettrificate. Questo significa che il governo Musumeci, assieme a Trenitalia, sta volendo potenziare, migliorare, efficientare il nostro servizio ferroviario, che negli ultimi anni ha trovato e ha riscoperto il gradimento di tanti passeggeri che prima utilizzavano il pullman o le proprie automobili piuttosto che il ferro. Oggi invece molti di questi cittadini siciliani e turisti utilizzano invece il nostro servizio ferroviario perché vedono che c'è un alto indice di gradimento, innanzitutto per i convogli, cioè noi mettiamo in campo dei treni moderni, confortevoli, che hanno uno standard di qualità certamente molto alto, tra i più alti d'Italia ed Europa. Guardi, intanto il governo Musumeci ha fatto un investimento che mai nessun altro governo aveva fatto in precedenza, 25 treni POP dal valore di circa 180 milioni di euro, 22 treni blues dal valore di altrettanto, circa 170 milioni di euro, quindi 350 milioni di euro, e poi 8 miliardi nelle infrastrutture. Vorrei ricordare, sono state tantissime le infrastrutture in cui i cantieri sono in corso, ma altre infrastrutture, i cantieri sono stati conclusi. Mi riferisco ad esempio alla stazione di Fontana Rossa, alla stazione di Lentini, all'ammodernamento della tratta Siracusa da Augusta sino a Catania, ma mi riferisco anche alla Catania Caltagirone, la cui tratta è in fase di ammodernamento, e riteniamo che da qui ai prossimi 6 mesi da Caltagirone a Fontana Rossa si potrà arrivare in ben 1 ora e 15 minuti, quindi tempi che una volta erano inimmaginabili. E poi il raddoppio ferroviario da Bicocca sino a Catenanuova, le due gare d'appalto per arrivare sino a Enna e poi per proseguire sino a Fiume Torto. E in più vorrei ricordare anche il miglioramento ferroviario tra Fiume Freddo e Messina. Abbiamo appaltato e da qui a qualche mese inizieranno i lavori ad esempio della Giambidieri Fiume Freddo, ossia da Taormina a Giambidieri e da Taormina sino a Fiume Freddo. Insomma, questi e tanti altri lavori rappresentano, assieme al miglioramento, all'acquisto del nuovo materiale rotabile, un salto di qualità che la regione siciliana ha fatto ed è sotto gli occhi di tutti, e per questo motivo merita anche l'apprezzamento e sta meritando l'apprezzamento degli stessi fruitori, sia siciliani che turisti. Questo treno è un treno altamente tecnologico, è un treno che consente di correre sia su linea diesel che su linea elettrica, e questo quindi è molto importante perché riesce a attivare una serie di performance tutte a vantaggio del viaggio del nostro cliente, che quindi vedrà intanto una riduzione dei tempi di percorrenza perché non sarà costretto, laddove il collegamento prevede di transitare sia su una linea diesel che su una linea elettrica, di cambiare treno, ma di stare comodamente a bordo e di continuare il suo viaggio, risparmiando almeno 15-20 minuti proprio da questo punto di vista. È un treno che dal punto di vista del comfort è sicuramente molto molto innovativo, ma soprattutto è pensato per tutte le esigenze dei nostri clienti, è pensato per tutti i nostri target. Se voi pensate che comunque c'è il poggio bambino nella toilette, soprattutto per le mamme e i papà che viaggiano da soli e che quindi spesso hanno delle difficoltà che abbiamo cercato di ridurre, se voi pensate che c'è anche un'area dedicata ai giochi dei bambini, perché? Perché questo significa che quando si utilizza il treno regionale per poter raggiungere per svago e per turismo le bellezze di questa regione, i bambini hanno la loro area dedicata. Quindi abbiamo pensato a tutti e questo è importante. È importante per la qualità del viaggio in questa regione. Allora, sicuramente noi continueremo a rinnovare insieme alla regione siciliana i treni. In questo momento su una 70 di convogli utilizzati per il trasporto regionale in Sicilia ne abbiamo nuovi oltre 50, quindi noi continueremo ad investire con la regione siciliana per rinnovare
rinnovare il 100% della flotta e ovviamente se oggi abbiamo raggiunto il 92% di clienti soddisfatti per la qualità del servizio che noi offriamo in Sicilia e ben il 95% per il viaggio a bordo treno, noi non abbiamo limiti di obiettivi e quindi vogliamo continuare a crescere in questo gradimento perché è il vero successo che ovviamente dobbiamo raggiungere e si fa soprattutto con la qualità dei servizi.